C'è la neve nei miei ricordi, racconteranno questi bambini tra 40, 50 anni, come oggi accade ai nostri genitori e ai nostri nonni quando ricordano le storiche nevicate del 56 e dell'85. Neve inaspettata, come era inaspettato che luoghi spesso deserti e abbandonati nel degrado, come la villa comunale di Giuliano, riprendano vita e tornino ad essere ripopolati dalle famiglie. Ma dobbiamo portare anche quando non c'è la neve, ma soprattutto dobbiamo avere la salvaguardia di quello che ci viene dato. Nella tarda mattinata, complice la chiusura delle scuole ed un tiepido sole, i genitori hanno incappucciato i piccoli con sciarpa, guanti, cappello e cappotto e li hanno portati a giocare in quello che dovrebbe essere un consueto luogo d'aggregazione. Le palette, di solito utilizzate in spiaggia per fare castelli di sabbia, sono diventate l'utensile per creare simpatici pupazzi di neve. Non capitava da anni ed anni che ci fosse così tanta neve qua, quindi è stato un valore aggiunto a questa villa, diciamo. È per giocare che c'era tanta neve, visto che non c'è quasi mai, abbiamo colto l'occasione. Il freddo diventa allegria ed è l'occasione unica per i bambini di tirarsi palle di neve e rotolarsi nella distesa soffice. C'è la neve nei miei ricordi, racconteranno, e nell'epoca social gli basterà cercare il selfie di quel lontano, freddo e indimenticabile febbraio 2018.